Il dolore ti consente di approfondire la tua compassione per gli altri perché lo stai sperimentando tu in primis, in prima persona. Sopportare un processo impegnativo che porta però alla trasformazione del sofferente. Ragazzi, prima che mi scordi, il 70% delle persone che vedono il canale non sono iscritte. Per favore, iscriviti cliccando il bottone subscribe e condividi questi contenuti. Ti ringrazio. Ora, nell'ultimo mese la mia schiena mi sta ammazzando. La notte, ogni volta che mi giro 20-30 volte, continuo a svegliarmi. Per fortuna riesco a riaddormentarmi, però durante il giorno dolore lancinante continuo a ricordarmi che non sono Superman e quindi la mia mente comincia a chiedere perché Dio? Ho subito 3 operazioni alla schiena, gli ultimi 20 anni sono stati buoni, ma perché questo ora? E tra l'altro ho anche diversi amici che da un mese a questa parte anche loro stanno combattendo allo stesso modo problematiche grosse come fratture multiple a una gamba con i rinforzi di titanio, o un'altra che ha avuto delle problematiche con una frattura dell'anca a causa di incidenti. E quindi ho pensato, fammi affrontare questo argomento del dolore. Il dolore ha uno scopo nella nostra vita? Sia credenti che non credenti sono soggetti al dolore indistintamente. Perché? Perché fa parte della nostra vita. Ma come credenti c'è un qualcosa di diverso che possiamo imparare attraverso il dolore? Oltre alla risposta ovviamente fisiologica, cioè al corpo che ti dice, oh, datti una fermata, rallenta perché c'è qualcosa che non va. Penso che ci siano dei messaggi più profondi che Dio vuole comunicarci, specialmente per quelli come me che sono abbastanza tosti e non reagiscono bene al sussurro che a volte lui ci dà nelle orecchie, abbiamo bisogno proprio di una scossa. E ci sono molte scritture, altri video ovviamente che trattano l'argomento, ma il maggior filo conduttore sembra di essere questo: il dolore ti consente di approfondire la tua compassione per gli altri perché lo stai sperimentando tu in primis, in prima persona. Ok, d'accordo, ma significa che devo vivere la stessa disgrazia di qualcun altro per essere empatetico? Forse sì, forse no. Io ho sperimentato molti tipi di dolore nel corso degli anni e quindi ripetere l'esperienza, in questo caso, questo mal di schiena pazzesco non mi farà relazionare in modo più empatico con qualcun altro. Tuttavia però riconosco che chiedere perché non è la domanda giusta. Chiedere che cosa forse è più opportuno. Signore, che scopo ha questo dolore in questo momento della mia vita? Cosa devo imparare attraverso questo? Devo essere più sensibile a qualcosa? Devo rallentare? Devo imparare ad essere più paziente, meno orgoglioso? E quando leggiamo di Paolo e la sua famosa spina nel fianco che il Signore non ha rimosso, vedo alcune cose. Leggiamo insieme al 12° capitolo di Secondo Corinzi, dal versetto 7 al 9, dice: E perché non insuperbissi per la grandezza delle rivelazioni, mi è stato messo un pungiglione nella carne, un emissario di Satana che mi schiaffeggi perché non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore che lo allontanasse da me e mi rispose: Ti basta la mia grazia, la mia potenza si esprime nella debolezza. Allora vediamo uno che non sappiamo cos'è che affliggesse così. Molti di noi si possono immedesimarsi con la sua incapacità.
Due in Numeri 33, nell'Antico Testamento, vediamo qualcosa di interessante. Mosè è stato detto di scacciare gli abitanti della terra promessa. Perché? Perché questi abitanti e le loro pratiche non diventassero una spina al loro fianco. Non è che si debba applicare lo stesso principio alla promessa che noi diventiamo una nuova creazione e quindi dovremmo sbarazzarci dei vecchi abitanti ancora nella nostra vita, a meno che non diventino una spina al nostro fianco? Questo è un buon cibo per la mente. E poi tre, questa spina che fu donata a Paolo serviva a mantenerlo umile per timore che non si inorgoglisse delle rivelazioni che aveva ricevuto. Allo stesso tempo Dio gli dona grazia per sopportare. Allora chiediamoci, cosa causa il crescere di superbia in me e in te al punto tale da limitare o addirittura ostacolare la grazia di Dio in noi? Sì, che in questo caso vediamo che il sollievo può venire rimuovendo la causa. E Paolo ha supplicato Dio perlomeno tre volte e questo non è accaduto, o rafforzando le spalle che sopportano il peso. E la risposta per Paolo era quest'ultima, e forse la stessa per me e per te. E sappiamo che l'obiettivo di Dio è che ci conformiamo all'immagine di Cristo, sviluppando quelle qualità che riflettono il carattere di Dio. Ragazzi, Cristo stesso come figlio dell'uomo ha dovuto imparare l'obbedienza attraverso la sofferenza. E questo termine sofferenza che è usato in Ebrei 5 significa sopportare un processo impegnativo che porta però alla trasformazione del sofferente. Praticamente il lato umano di Cristo è stato reso perfetto attraverso questo processo. E questo è esattamente ciò che Giacomo ci dice nei primi quattro versetti del capitolo 1, quando dice: contate la gioia quando vi imbattete in prove svariate, perché? Perché siate perfetti, mancanti di nulla. E lì mi viene in mente una cosa, il Davide. Se vi ricordate, il Davide di Michelangelo era un blocco di marmo che è stato ordinato nel 1464 per adornare la nuova cattedrale di Firenze. E Agostino di Duccio, che era allievo tra l'altro di Donatello, ci ha messo mano e poi per ragioni sconosciute l'ha abbandonata dopo aver scolpito pochi colpi della parte bassa rozzamente. E poi è stato il turno di Rossellino, che 12 anni dopo, nel 1476, anche lui scolpisce alcuni colpi e lo molla immediatamente dicendo che la qualità di questo blocco è scadente. E poi passa mezzo secolo e non volevano sprecare questo blocco. Nel 1501, a questo 26 anni di nome Michelangelo, vengono dati 2 anni per terminare il progetto. E al termine l'artista e anche scrittore Vasari lo descrive come portare in vita ciò che era morto. E Michelangelo stesso dice che la scultura è già completa nel blocco di marmo, prima che lui cominci. Tutto quello che lui deve fare è cisellare via il materiale superfluo. Poi in conclusione, ragazzi e ragazze, vedo due opzioni. Possiamo scegliere di fidarci del maestro che ci sta cisellando, sapendo che il processo porta alla perfezione, o possiamo scegliere di amareggiarci portando risentimento ad ogni colpo e rischiare di essere accantonati incompiuti. La scelta è nostra ed è una scelta. Nel frattempo comunque fai sì che ci siano delle persone che preghino affinché tu possa perseverare nel mezzo della prova. E ne approfitto per chiedere preghiere nel mezzo della mia prova con questa mia schiena. Ragazzi, voglio bene e ci sentiamo settimana prossima, sempre Dio volendo. Ciao.